Tetta bianca. Uno zar aveva sposato la più bella ragazza del regno, ma prima ancora che la luna di miele fosse terminata, quando ancora non si era saziato di rimirare il suo splendido viso, né di ascoltare le sue dolci parole d'amore, dovette partire per un lungo viaggio e lasciarla sola. Ma d'altra parte, cosa avrebbe potuto fare? Il suo dovere di sovrano lo chiamava e non poteva certo stare abbracciato a lei per il resto della vita senza lasciarla un istante. Quando le riferì del viaggio, la zarina si mise a piangere così disperatamente che sembrava non dovesse più smettere e si temette che l'intero regno venisse inondato del suo pianto. Ma lo zar asciugò le lacrime e riuscì a consolarla e infine le fece molte raccomandazioni. Non avrebbe dovuto lasciare le stanze del castello destinate alle donne, non avrebbe dovuto partecipare a riunioni, frequentare cattive compagnie e dare ascolto a lusinghe e tentazioni. La ragazza promise e quando lo zar partì si chiuse nei suoi appartamenti, intenzionata a non uscirne finché non fosse tornato. I giorni passarono e la principessa languiva malinconica nelle sue stanze, quando alla sua finestra si affacciò una vecchina, di aspetto gentile e dai modi affabili, che aveva ascoltato i suoi lamenti. Vi annoiate, ragazza mia? Le chiese. Uscite al sole, nel giardino, guardate lo splendore del creato, e certamente la tristezza e la noia che avete nel cuore si dissolveranno. La zarina all'inizio protestò, ricordando le promesse che aveva fatto al suo sposo. Ma la vecchina le sembrava tanto una brava persona e alla fine pensò: che male posso fare a passeggiare un po' in giardino? E uscì. Nel giardino c'era un laghetto di acqua fresca e cristallina che scintillava sotto il sole. Che giornata calda, disse la vecchina. E guardate che bell'acqua. Sembra appena sgorgata da una sorgente di montagna. Perché non fate un bagno? Di nuovo la zarina protestò, ripensando alle raccomandazioni del marito, ma ancora una volta disse: che male posso fare a sguazzare un po' nel laghetto? E si tolse i vestiti buttandosi in acqua. Ma la vecchina, che in realtà era una strega antica e crudele, non appena si fu tuffata, la colpì sulla schiena col suo bastone. Nuota adesso, chetta bianca, le gridò, e la zarina si trasformò in una piccola e candida ochetta, e non poté fare altro che mettersi a nuotare nell'acqua del lago. Subito la vecchia strega indossò i vestiti che la ragazza si era tolta, si adornò dei suoi gioielli e con un incantesimo e un po' di trucco assunse le sue sembianze, aspettando il ritorno dello zar. Qualche tempo dopo, i cani del palazzo si misero ad abbaiare e le trombe a squillare, annunciando l'arrivo del sovrano. La strega lasciò le sue stanze correndogli incontro per baciarlo e abbracciarlo con passione, e lui ricambiò il suo abbraccio e i suoi baci, felice di aver ritrovato la sua sposa. Nel frattempo, nel laghetto, l'ochetta bianca aveva deposto le uova e le uova si erano schiuse. Ma dentro i gusci non c'erano tre occhetti, ma tre bambini, due sani e forti e il terzo piccolo e gracile. Li allevò e li crebbe con amore, insegnando loro a zampettare dietro di lei, a pescare i pesciolini dello stagno, a starnazzare sui prati della riva e a pulirsi le piume con il becco, anche se non avevano né l'uno né le altre. Mi raccomando, diceva loro prima di lasciarli giocare, non allontanatevi e soprattutto non avvicinatevi troppo al castello. E raccontava loro della strega cattiva. Ma un giorno i bambini, giocando senza far caso agli avvertimenti materni, si allontanarono e finirono proprio davanti alle finestre dello zar. La strega li vide e ci mise meno di un istante a riconoscerli e, digrignando i denti per la rabbia, li chiamò e li fece entrare nel castello. Diede loro da mangiare e da bere. Poi li mise a letto. Nel frattempo ordinò alla servitù che accendessero il fuoco nel camino, preparassero paioli grandi abbastanza per tre bambini e affilassero i coltelli.
Ma mentre i due fratelli sani e forti dormivano come ghiri, il terzo, quello piccolo e gracile, non era riuscito a prendere sonno e così, perfettamente sveglio, sentiva tutto ciò che stava accadendo nelle cucine. Quando a notte fonda la strega arrivò e chiese loro se dormissero, rispose lui per tutti e tre: «Dormiamo e non dormiamo, un pensiero pensiamo, ci fanno in spezzatino col fuoco nel camino, per noi c'è acqua bollente e un coltello tagliente». Allora la strega capì che erano ancora svegli e si allontanò. Dopo qualche ora tornò e chiese loro se dormissero e di nuovo il minore dei fratelli rispose per tutti e tre: «Dormiamo e non dormiamo, un pensiero pensiamo, ci fanno in spezzatino col fuoco nel camino, per noi c'è acqua bollente e un coltello tagliente». Ma la strega si accorse che a parlare era la stessa voce di prima e nessun'altra e decise di entrare nella stanza a controllare. Quando vide i due fratelli maggiori dormire della grossa, estrasse del vestito la mano di morto che usava per gli incantesimi e agitandola nell'aria pronunciò le sue formule magiche, uccidendoli all'istante. Il mattino dopo, mamma Oca chiamò i figli e li cercò tutti intorno al laghetto invano. Dentro il suo cuore scese il ghiaccio, presentì che era successo qualcosa di brutto e quando subito alla strega si lanciò in volo verso il palazzo. Non fece in tempo a entrare che li vide, distesi uno accanto all'altro. Erano bianchi come la neve, freddi come il marmo, morti come se non fossero mai stati vivi. Si gettò su di loro, li accolse fra le ali candide e iniziò a gridare disperata: «Qua qua qua, miei bambini, qua qua qua, begli uccellini, con dolore vi ho allevato, con il pianto vi ho ingrassato, ogni notte vi ho vegliato perché foste grandi un dì». Lo zar, quando sentì questi versi accorati, si affacciò nel salone dove l'Occhetta Bianca si stava lamentando e ne rimase ammaliato. «La senti, moglie mia, un'oca che canta, non è straordinario? Tu sei impazzito se trovi straordinario lo starnazzare di un'oca. Falla subito cacciare via da qui, che mi riempie il salone di piume». I servitori scacciarono l'Occhetta Bianca, ma quella, dopo un breve volo sgraziato, tornò a posarsi sui suoi figli. «Qua qua qua, miei bei bambini, qua qua qua, begli uccellini, la stregaccia vi ha stecchito, la serpaccia ci ha tradito, ogni cosa ha avvelenato, vostro padre ci ha rubato, il principe del regno, mio marito, mi ha gettato nel laghetto, ha preso il posto nel mio letto». Lo zar rimase un attimo dubbioso, ripensando al significato di quelle parole. Poi diede ordine alla servitù perché catturassero l'Occhetta Bianca e la portassero a lui. Ma per quanto provassero ad afferrarla, l'oca continuava a svolazzare tutto intorno senza lasciarsi sfiorare da nessuno. Allora lo zar stesso si lanciò al suo inseguimento attraverso il salone e improvvisamente, non appena le fu vicino, lei si lasciò cadere fra le sue mani. Il sovrano la afferrò dolcemente per le ali e disse: «Sia dietro di me una candida betulla e innanzi a me una pallida fanciulla». E subito dietro di lui crebbe in un istante un'agile betulla bianca e davanti si trovò una bellissima ragazza. E in quella bellissima ragazza riconobbe all'istante la sua sposa. Allora, senza perdere tempo, fece levare in volo una maestosa gazzanera. Le legò alle zampe due minuscole bottiglie e le ordinò di riportargli l'acqua della vita in quella di sinistra e in quella di destra l'acqua della parola. La gazza andò e tornò con i medicamenti magici. Spruzzarono i bambini con l'acqua della vita e i bambini si mossero e ripresero colore. Versarono su di loro l'acqua della parola e i principini parlarono e raccontarono cosa aveva fatto la strega. Lo zar e la zarina non si separarono più e vissero felici e contenti per sempre, ricordando il bene che per ben due volte li aveva uniti e dimenticando il male che li aveva separati. Quanto alla strega, la legarono alla coda di un cavallo e poi lo lanciarono al galoppo. La vecchia fu trascinata per molte leghe finché il suo corpo non si disfece a brandelli. Dove si era staccata una gamba, trovarono un attizzatoio. Dove si era staccato un braccio, un rametto secco. Dove si era staccata la testa, un tronco d'albero.
I corvi si diedero da fare per ripulire ogni più piccolo brandello di carne, e quando ebbero finito si alzò il vento e disperse le ossa, lontano. Quando anche il vento calò, della strega non rimase né la traccia né il ricordo, come se non ci fosse mai stata.